Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Per me è una vera emozione essere in una scuola che porta il nome di Witold Pilecki. È un personaggio che io ho scoperto molto tardi, un po' per colpa mia, ma un po' per colpa della storia. Solo pochi anni fa mi sono imbattuto casualmente questa figura e ho deciso che dovevo farlo conoscere, dovevo raccontare questa storia unica nel panorama della Seconda Guerra Mondiale. Io spesso dico che Pilecki non è un eroe, perché l'eroe appartiene a un'epoca nella quale la letteratura, la religione, la mitologia individuavano tre categorie che erano gli dei che decidevano il destino di tutti, gli eroi che erano una via di mezzo tra gli dei e gli uomini e in fondo gli uomini. Oggi i tempi sono diversi, i tempi di Pilecki sono diversi. Perché secondo me non è un eroe? Perché Pilecki è un uomo, è un grande uomo, è un personaggio che ha un fortissimo senso di umanità e che sono i valori su cui si fonda la civiltà dello stesso uomo, la nostra civiltà, la civiltà occidentale, quella che ha le comuni radici in questa Europa di cui molto spesso noi parliamo anche a sproposito. La nostra storia è unica. Cioè, Pilecki è polacco, ma appartiene a pieno titolo all'Europa, perché lui incarna tutti quei valori che sono alla base del nostro presente. Questa Europa di cui negli ultimi tempi ci si diverte a parlare male, sicuramente non è il modello perfetto che tutti noi sogniamo, però è sicuramente il miglior modello che la nostra storia ci ha regalato. È un modello che arriva dopo 2000 anni di guerre e due guerre mondiali, dove c'è stato chi ha provato a unificare l'Europa, ma in che modo? Ci provò ad esempio Napoleone, con le idee della rivoluzione francese, ma sulla punta delle baionette della Grande Armée. Ci ha provato Hitler. Hitler ha provato a unificare l'Europa, ma in che modo? Con le divisioni corazzate, con l'annientamento degli altri popoli, con le distruzioni, con la negazione del senso dell'umanità, con un'aberrante scala razziale in cui in cima a tutto c'erano gli ariani, una finta scienza, una finta filosofia, che però affascinava, perché anche il male affascina. Io credo che voi sappiate che circolava una barzelletta sotterranea che diceva: chi è un ariano perfetto? È un uomo biondo come Hitler, che era bruno, un uomo magro come Goering, che era grasso, e un uomo alto come Goebbels, che era basso. Eppure erano le stesse persone che parlavano di razza ariana e parlavano di una serie di scale che si scendevano man mano, a cui ultimo posto c'erano gli ebrei. E poi c'erano ancora sotto gli slavi, ma c'erano anche i latini. Vedete, l'antisemitismo non nasce nel Terzo Reich, non nasce da Hitler e non nasce in quegli anni tragici che vanno dal 33 al 45. L'antisemitismo è un virus che è sempre circolato nelle vene di questo continente, che ha tante motivazioni, tante giustificazioni. E basti pensare alla motivazione religiosa. Il cristianesimo che accusa gli ebrei di essere responsabili della morte di Gesù Cristo. Quindi c'è una componente religiosa nell'antisemitismo. C'è una componente economica, è un luogo comune, no? L'ebreo è ricco. Ma perché è ricco? Io credo che i vostri insegnanti ve l'abbiano spiegato, ma esiste una giustificazione molto banale, che è una giustificazione storica. Perché la Chiesa vietava il prestito del denaro con gli interessi ai cristiani. Quindi chi è che poteva prestare soldi con gli interessi? Chi non era cristiano? Chi è che non era cristiano in Europa dopo la diaspora? Gli ebrei. Vedete le radici del male quando sono profonde.
Però quello cui noi assistiamo nel Novecento non ha uguali, perché esiste un disegno scientifico di annientamento, di distruzione, ed era qualcosa che non era mai esistito nella nostra storia. Noi italiani purtroppo abbiamo inventato una parola che è entrata in tutte le lingue, che è la parola ghetto. In realtà poi non è una parola italiana, ma una parola veneziana, che indica il luogo chiuso dove tenere il diverso. Allora, dal diverso al nemico il passo è sempre molto, molto breve. Sapete chi sono i più antichi abitanti di Roma? Oggi, se visitate Roma, conoscete chi sono gli autentici romani? Sono gli ebrei, perché si cura la loro presenza nella città eterna di almeno 2000 anni. Sono i più autentici romani, quindi è impossibile considerarli diversi da noi. Torno a Auschwitz, e uso il nome tedesco perché dobbiamo fare anche una precisazione dovuta. Molto spesso sui mezzi di informazione appare Auschwitz, il lager, il campo di concentramento, il campo di sterminio polacco. È sbagliato da ogni punto di vista. Prima cosa, perché e non era più Polonia, non era Polonia, ma era governatorato generale. Poi perché il campo di concentramento non l'hanno costruito i polacchi. Purtroppo per i polacchi sono stati i primi ad entrarci, e non per loro volontà. Cosa si sapeva di Auschwitz? Io, quando mi sono interessato nella ricostruzione della vita di Pilecki, che è una storia circondata da una storia grandissima, complessa, piena di sfaccettature. Se ancora oggi ci sono persone che dicono che qui non è accaduto nulla, perché l'orrore è talmente forte che noi abbiamo difficoltà a comprendere. Come possiamo dire che all'epoca tutti sapessero o credessero a quello che accadeva ad Auschwitz, cioè vicino a Auschwitz? E infatti non si sapeva praticamente nulla. Non si sapeva nulla perché i pochi prigionieri che venivano rilasciati, e ce n'erano, erano minacciati di non rivelare quello che avevano visto, cioè quello che accadeva. E bastava la minaccia di riportarli dentro o di deportare le loro famiglie per ottenere essi il silenzio più assoluto. Quindi attorno a questo campo, che non è il primo che tedeschi aprono nella Polonia occupata, io vi fornisco un piccolo dato cronologico. Hitler va al potere vincendo le elezioni, troppo spesso ce ne dimentichiamo, e la democrazia è democrazia al potere. Diceva Winston Churchill che la peggiore delle forme di governo è eccettuata da tutte le altre. A gennaio del 1933 Hitler va al potere, a marzo del 1933 sono passati appena sulle elezioni, viene aperto il campo di concentramento di Dachau. Il nazismo non è ancora ramificato nel tessuto sociale e politico tedesco, ma ha già una via da percorrere, cioè l'annientamento del nemico, del diverso. Chi è l'oppositore politico? I prima di entrare a Dachau sono i tedeschi. Le leggi razziali contro gli ebrei erano... Ma nel 39 scoppia la guerra. Il primo campo in Polonia, correggetemi se sbaglio, è Stutthof. Poi viene fatta una ricognizione in questa zona e viene sconsigliato di aprire un campo da queste parti, perché io l'ho trovato sui documenti ufficiali. L'acqua di Auschwitz non è buona neppure per sciacquarsi i denti. Questo era il parere negativo dei tecnici e il campo viene riaperto proprio qui, utilizzando un vecchio accampamento, una vecchia struttura militare di cavalleria, e vengono portati qui.
i primi 30 prigionieri, che sono dei criminali comuni tedeschi, in un sottile gioco psicologico, perché anche questa è aberrazione. Cioè, se si fornisce a un piccolo gruppo di criminali la speranza di non far parte di questo girone infernale, essi saranno più cattivi e più spietati delle persone che hanno organizzato questo sistema. Sono 30 persone numerate, A następnie bramy się otwierają szerzej i przyjmuje się Polaków do obozu. Polaków, którzy przegrali wojnę, Polaków zdradzonych przez aliantów zachodnich. L'accordo militare tra la Polonia, la Francia e la Gran Bretagna era vincolante e prevedeva una serie di azioni che dovevano essere messe a punto secondo uno scadenzario. Oggi chiameremo il cronoprogramma. Per cui i polacchi si lasciano massacrare per guadagnare tempo, il tempo che deve occorrere alla Francia per attaccare la Germania. La storia purtroppo ci dice che tutto questo non è accaduto. La storia ci dice purtroppo che il capo di stato maggiore dell'esercito francese, il generale Maurice Gamelin, aveva preparato addirittura una serie di risposte alle domande sul perché la Francia non facesse nulla. Quindi noi sappiamo per certo che il non fare nulla era stato studiato a tavolino. I polacchi fecero affidamento su questa alleanza, furono spazzati via da un nuovo modo di fare la guerra. Ma la Polonia non ha mai capitolato, non ha mai sottoscritto alcun atto di resa e ha continuato a combattere dal primo all'ultimo giorno della seconda guerra. Troppo spesso, quello che una volta era l'Occidente, ma io ve lo do come dato geografico, non come divisione dell'Europa in due blocchi, ci si è dimenticato, faceva comodo dimenticarsi, o qualcuno voleva far dimenticare, cioè il 17 settembre del 39. L'Unione Sovietica attacca la Polonia senza dichiarazione di guerra, seguendo perfettamente il contenuto dei protocolli segreti del patto Ribbentrop-Molotov, che non era un patto di non aggressione, o perlomeno davanti a un patto di non aggressione, dietro era un patto di disposizione non solo della Polonia, ma anche di altri stati, come gli Stati Baltici. Się dowiedzieć, że ma nastąpić kolejny rozbiór. La Polonia aggredita e sbrambata, come raccontata con delle immagini assolutamente toccanti nel film di Wajda, Katyn, che sicuramente avete visto tutti, nel momento in cui la massa di profughi attraversa un ponte e c'è un'altra massa di profughi che attraversa lo stesso ponte e fuggono dai tedeschi. È un'immagine fortissima, bellissima, drammatica. È il dramma di una nazione che non sa più chi sia il nemico, perché sono tutti nemici. Per molto tempo la polizia segreta stalinista e la Gestapo si scambiano informazioni, si scambiano informazioni. Sapete benissimo le difficoltà di passaggio di famiglie divise negli eventi da un settore all'altro della Polonia. Gli ufficiali polacchi a dicembre avevano l'obbligo di consegnarsi ai tedeschi. Bilecki ha combattuto fino all'ottobre, quindi ben al di là di una resa di fatto, anche se non giuridica, della Polonia. Ma è un uomo intelligente, ha capito che non si può continuare a combattere una guerra nello stesso modo in cui si era fatto prima. Si deve trovare un'altra forma, ed è una delle armi della formazione dell'esercito clandestino polacco, che pensate manterrà la stessa struttura che aveva prima della guerra, con la sua suddivisione e la ramificazione del territorio. Taki sam podział i tak samo terytorialnie również to wojsko działało. I teraz Pilecki nie był dowodowym celem. To jest aspekt, którego è un uomo che ha la sua dimensione, che è diversa da quella dei militari, anche se, come tutti i polacchi, è appassionato
chociaż również fascynowały go konie i kawaleria, tak jak wszystkich Polaków, to oczywiście wiecie lepiej niż ja. Polski jeździec jest przecież symbolem, czy polski buon jest symbolem także epoki napoleońskiej. Także dlatego, że polska kawaleria nigdy nie została pokonana na polu bitwy, ale nie będę wam mówił o takich rzeczach, które wiecie lepiej niż ja. Sulla carta di identità, Pilecki, człowiek, alla voce professione, ha scritto agricoltore, ama la natura, kocha, quindi ama i cavalli, i cani, wieś, kocha natura, ama vedere la natura, kocha konie, psy, orgogliosa. C'è una lettera molto toccante alla figlia, quando parla proprio del risveglio della primavera, bisogna difendere le sementi dagli uccelli, ma tanto loro prenderanno sempre la quota che la natura a loro assegnato, quindi anche possiamo fare di tutto per allontanarli, ma la loro quota l'avranno sempre. Ma l'uomo di una solida fondazione culturale, scrive versi, dipinge, costruisce giocattoli per i figli, un padre tenero, tenerissimo, ammirevole. È un uomo colto, perché parla correntemente, senza accento, francese, tedesco e russo. È un uomo che è diventato uomo quando era ancora ragazzo, perché a 17 anni la storia portava all'orizzonte della Polonia la possibilità di rinascere dopo 123 anni di spartizione. E lui passa direttamente dall'uniforme del Boy Scout all'uniforme del soldato. Ha combattuto contro i bolscevichi, è uno degli uomini che hanno aiutato la Polonia a risorgere. La Polonia tra le due guerre ha però un peccato originale da scontare. Non me ne vogliate per questo. Perché la Polonia nasce più che per il Trattato di Versailles, ma nasce per la pace di Riga, quando una guerra che sembrava persa contro i bolscevichi, dopo il miracolo della Vistola, porta ad allargare le frontiere orientali che nessuno degli statisti europei voleva fissare, tranne Lord Curzon, che aveva fissato un confine che era però etnico e non era storico. La rinascita della Polonia passa dall'esigenza di compenetrare due criteri che spesso non vanno d'accordo, la storia e l'etnicità. La Polonia inseguiva le frontiere che erano state le ultime frontiere legali, quelle del 1772, cioè quelle della prima spartizione. Ma era passato più di un secolo e in molti di quei territori i polacchi non abitavano più. Cioè c'era il legame culturale, spirituale, storico, ma non c'era il legame etnico. E infatti la Polonia, che rinasce dopo la Prima Guerra Mondiale, soprattutto dopo la guerra russo-polacca, ha un terzo degli abitanti che non sono polacchi. E ci sono minoranze che non vogliono stare con la Polonia. Basti pensare alle minoranze ucraine, che poi sono corpose, che da subito iniziano un'opera di guerriglia che la Polonia non riuscirà mai a stroncare, con attentati clamorosi, con l'uccisione di un ministro. E quindi c'è poi un'Unione Sovietica che aspetta solo il momento buono per recuperare quei territori che ritiene essere Bielorussia occidentale e Ucraina occidentale. La Polonia ha, se non ha tanti nemici, ma ha sicuramente pochi amici quando scoppia la guerra, perché ha dei rapporti tesi con tutti i vicini e ha dei rapporti allentati con le potenze europee, che solo in teoria potevano portarle aiuto. Pilecki, quindi, che ha conosciuto la guerra da ragazzino, ha continuato a coltivare la sua passione per i cavalli e per la cavalleria, ma fa tutt'altro nella vita. Se ricordo bene, produceva anche burro, faceva parte dei vigili del fuoco volontari, era stato premiato per il suo, oggi premiato per il suo impegno nel sociale. Poi però la catastrofe polacca lo porta di fronte a delle scelte che io credo nessuno di noi farebbe. Nella lingua italiana, mi corregga l'interprete, ci sono delle forme impersonali: si dice, si fa, si dovrebbe, si può, non si sa chi può.
di fronte a si deve, si può, si dice, c'è l'uomo che cambia e dice io posso, io vedo, io so, io racconto. E quest'uomo che ha una moglie che ama, dei bambini che ama, degli affetti, degli interessi, propone un piano che è follia. Ma in realtà non è follia, ecco perché vi ho detto, invece è un uomo, non è una donna. L'eroe cosa c'è? L'eroe perché compie gli atti eroici? Per la gloria, o per essere ricordato. Kinecki non fa niente di tutto questo, lui non insegue la gloria. Non insegue di essere ricordato come un eroe, no, lui ha chiaro un disegno che siccome su Auschwitz si dicono delle cose orribili e i polacchi sono deportati ad Auschwitz e spesso non si sa che fine facciano, bisogna andare a vedere cosa accade dentro e bisogna cominciare a tessere una tela di ragno per creare un movimento di resistenza che sia anche interno a un campo di concentramento, che sia campo di sterminio, non lo si sa ancora con chiarezza. E poi bisogna raccontare quello che accade lì dentro, perché la guerra sembra finita, ma non è affatto finita, anche se sconfitta la Polonia, trascorrono i mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, in cui sul fronte occidentale non accade nulla. Cioè c'è una guerra che nessuno fa. E non è un caso che siano state create le formule la Drôle de Guerre, la Sitzkrieg, la Foreign War, perché inglesi e francesi hanno timore in qualche modo di dare l'applicazione dei patti vincolanti. C'era quel famoso articolo del giornalista francese che purtroppo fece breccia nell'opinione pubblica, era morire per Danzig, morire per chi? E nell'articolo si diceva noi dobbiamo mandare i nostri giovani francesi a difendere una città che è tedesca e a difendere un popolo di cui non sappiamo nulla. Questo articolo aveva avuto un grosso impatto emotivo, ma non era solo quello, perché i francesi non volevano un'altra guerra mondiale, non volevano ripetere le battaglie della Somme, di Verdun, gli inglesi non erano pronti a fare una guerra. Per cui dall'invasione della Polonia, dallo smembramento della Polonia, trascorrono mesi in cui non accade nulla. Pilecki si lascia arrestare nel corso di una retata a Varsavia, come se fosse un caso. In realtà mi diceva il nipote di Pilecki lo scorso anno che le modalità di arresto di Witold Pilecki sono state diverse da quelle che pure lui ha raccontato e avrebbe fornito una versione di comodo per mettere al riparo da eventuali rappresaglie soprattutto la cognata Eleonora Ostrowska. Quindi secondo lui, secondo il racconto che si faceva in famiglia, l'arresto non sarebbe avvenuto in strada, ma sarebbe avvenuto in un appartamento in cui Pilecki avrebbe avuto il tempo di rivelare alla cognata, Eleonora Ostrowska, va tutto come deve andare. E la frase in codice significava di trasmettere all'esercito clandestino che l'operazione dell'arresto era andata a buon senso. Naturalmente i tedeschi non hanno arrestato Witold Pilecki, ma hanno arrestato Tomasz Serafinski. Perché Pilecki è un uomo molto intelligente, molto astuto, molto abile. Vedete, se non fosse un personaggio della storia, potrebbe essere un personaggio di fantasia o una sorta di prototipo di James Bond. Però lui non è un supereroe, lui è un uomo. Lui ha diverse carte d'identità, a cui ha sostituito le fotografie, e ha diversi appartamenti a Varsavia, in maniera tale da poter fornire un'identità fittizia a seconda della zona in cui avvenga in maniera naturale l'arresto da parte dei tedeschi. Quello che lui poi racconta di questo arresto è veramente agghiacciante, perché i peggiori racconti non riescono ad esprimere questo sistema di annientamento del senso di umanità da parte dei tedeschi nei confronti di un popolo che loro consideravano inferiore. I tedeschi consideravano inferiore un po' tutti, erano un po' tutti un Untermenschen,
Poi c'erano quelli che stavano ancora peggio in questa ipotetica scala razziale che non ha alcun fondamento scientifico, anche se i nazisti cercarono di dare addirittura un fondamento scientifico a tutto questo, come se si potessero isolare dei caratteri genetici di un popolo, di un modo di pensare o un modo di credere. Pilecki scopre che nella marcia per arrivare ad Auschwitz, a un certo punto le SS tirano fuori un prigioniero e gli dicono di correre, e quando questo, spaesato da queste urla in una lingua che probabilmente non conosce, lo abbattono a colpi di mitra, dopodiché tirano fuori altre 9 persone vicino a lui e lo uccidono a colpi di mitra e ridono dicendo che hanno sventato un tentativo di evasione. Guardate, questa è la prima riprova che nel sistema nazista dei campi di concentramento la vita non vale nulla, cioè si può togliere una vita a capriccio. Pilecki usa anche questa frase nel suo rapporto, dice: è più facile strappare una vita ad Auschwitz che cogliere un fiore, perché la vita non vale nulla. Un uomo abile e intelligente, che ha un piano strategico in testa, sa anche come arrivarci, nonostante queste difficoltà che per noi sono mostruose, come superare uno shock del genere. Gli fanno le foto di fronte e di profilo e lui ha l'accortezza di gonfiare il collo per alterare i suoi lineamenti. Sa già che i suoi lineamenti saranno alterati in futuro dalla fatica, dalle privazioni, dagli stenti, dalla mancanza di alimentazione. Ma lui cambia ancor di più quello che è, perché questo Tomasz Serafinski, che esiste ma non è lui, non dovrà essere riconosciuto quando lui andrà via da Auschwitz. Guardate, è una cosa assolutamente geniale, assolutamente geniale, che non può fare un uomo normale, perché Pilecki è un uomo, ma non è un uomo normale, è un uomo capace di cose straordinarie nella normalità. Gli dicono subito che ad Auschwitz la vita non vale nulla, perché i tedeschi, io uso di più, se me lo permetterete, il termine nazisti, perché poi rischiavano di mettere un'etichetta su un popolo che ha avuto le sue colpe, ma non esistono le colpe generalizzate. Dicono che hanno calcolato anche l'aspettativa di vita, perché le razioni dell'alimentazione sono assolutamente insufficienti per il dispendio calorico. Lì il lavoro molto spesso è fine a se stesso, cioè si deve lavorare per lavorare, e infatti quando i nazisti non sanno cosa far fare a dei prigionieri, fanno fare loro una sorta di educazione fisica massacrante, di esercizi di ginnastica, facendoli correre in circolo, facendoli saltare, facendoli inginocchiare, perché è tutto il sistema che è mirato all'annientamento non solo fisico ma anche dell'identità della persona. Pensate solo al fatto che i prigionieri sono chiamati per numero, cioè loro nel momento in cui entrano nel lager non sono più persone, sono un numero, e sono in balia non solo delle SS ma di una serie di personaggi che sono stati disegnati gerarchicamente dal sistema nazista per avere sempre e comunque qualcuno che ti sottopone a violenze e a vessazioni di ogni genere senza motivo. Pilecki racconta che ci sono dei criminali che poi sono dei sadici, che si divertono ad esempio a cercare di spaccare una testa con un solo colpo di bastone, altri che saltano addosso ai prigionieri a terra con tutti e due i piedi sulla cassa toracica, altri che saltano loro addosso sui genitali, cioè sadismo allo stato puro, e più si è cattivi più sembra che si acquisiscano dei meriti nei confronti delle SS. Cosa fa Pilecki? A settembre viene arrestato, dopo 2 mesi riesce a far uscire il primo rapporto da Auschwitz attraverso un ufficiale polacco che avendo sposato una cittadina svedese, attraverso canali diplomatici e attraverso la corruzione, è riuscito ad ottenere il rilascio. Lui fornisce
il riferimento dell'esercito clandestino e soprattutto gli fa imparare a memoria, perché è un uomo troppo intelligente per metterlo per iscritto, quello che lui dovrà riferire dopo aver pronunciato la parola d'ordine. Questo rapporto di Pilecki, novembre 1940, arriva a Stoccolma e a marzo 1941 è a Londra, dove c'è il governo polacco in esilio, dove tutto quello che Pilecki ha scritto viene vagliato. Ebbene, cosa accade? Che pur avendo lui descritto con una precisione quasi assoluta cosa accadeva lì dentro, cosa dovevano fare i deportati, quali erano le punizioni, come venivano eliminati o altro, gli alleati ritengono che sia un rapporto esagerato. Ora, bisogna comprendere con la testa di allora e non con la testa di oggi. In effetti, pensate, ragazzi, che sia stato facile poter credere che tutto quello che Witold Pilecki era riuscito a far sapere potesse essere vero? Potete credere che in celle di 90 cm per 90 si potessero mettere 10 persone a morire di fame? È facile credere che ci fossero nazisti che si divertivano a uccidere a capriccio con un colpo di carabina dietro la nuca? È difficile anche per noi oggi crederlo, cioè questo fa parte del nostro patrimonio, ma è un patrimonio storico, acquisito, riferito. L'abbiamo visto nei documentari, l'abbiamo letto sui libri di storia, l'abbiamo visto dal vivo, perché nessun libro, nessun documentario può essere scioccante come la visione di questi luoghi dove la vita umana non vale niente. Non vale niente, Pilecki è un uomo intelligente e capisce, siccome ha una missione da compiere, oltre all'istinto di sopravvivenza, che innanzitutto deve evitare i lavori all'esterno. Deve trovare un posto al caldo o al chiuso. E si inventa mestieri che in realtà non ha mai fatto. C'è un episodio formidabile in cui un SS chiede, cerca un fumista per costruire un camino. E lui dice, io sono un ottimo fumista, approfitta del fatto che l'SS non gli prende il numero di matricola, costruisce un camino e dirà in un suo successivo rapporto, in realtà io non ho mai saputo se quel camino ha funzionato o no. Però nel racconto di Pilecki ci sono altre cose, mi riferisco soprattutto ai ragazzi, perché Pilecki è un grande osservatore del mondo e delle persone, e ha un grande istinto nel riconoscere le persone, perché lui avvicina singolarmente, dopo averli osservati, dopo averli studiati, quelli che possono essere i componenti del suo gruppo di resistenza, a uno a uno, e crea un sistema che è geniale. 5 persone, una sola conosce lui e una sola conosce uno di un altro gruppo di 5 persone. È un sistema per gemmazione che mette al sicuro tutti gli aderenti nel caso il dipartimento politico dell'SS riesca a individuare un gruppo e a smantellarlo, perché non potrà mai allargarsi ad altri gruppi. Nessuno sa che lui è al vertice, e in ogni caso c'è Tomasz Serafeski, non c'è Witold Pilecki, e questo ritornerà utile in seguito. Ma la resistenza, uno si chiede, sì, ma che resistenza si poteva fare all'interno di Auschwitz? Beh, innanzitutto cercare di assegnare lavori o più leggeri o al caldo. Si poteva cercare di aumentare le razioni di cibo e quindi infiltrando gli elementi delle cucine, dei centri di approvvigionamento. E si doveva fare in modo che l'ospedale in qualche modo divenisse un luogo di cura e non l'anticamera dello sterminio. Nessuno voleva entrare all'ospedale. Chi entrava all'ospedale era come se staccasse il biglietto per la camera a gas, o per l'iniezione di fenolo, o per la fucilazione. I metodi di eliminazione delle persone erano tanti. In questo sarà aiutato tra l'altro da una figura, il dottor Dering, che stranamente è una figura molto molto... ci è stata riportata in maniera molto ambigua, perché c'è addirittura chi l'accusa di aver contribuito ad esperimenti sugli ebrei
assieme al professor Klauberg, mentre in realtà Pilecki e altri del suo gruppo ne parlano in maniera molto elogiativa. Io vi invito poi di andare a cercare e trovare cosa accadde a Goering nel dopoguerra, perché la sua vita viene marcata a fuoco da queste accuse di collaborazionismo negli esperimenti pseudoscientifici dei medici SS. Il sistema di Pilecki comunque cresce, si ramifica e diventa un elemento di forte disturbo al predominio assoluto del sistema nazista all'interno del campo. Basti ricordare che ci sono delle evasioni talmente spettacolari da sembrare tratte da una fiction TV, come l'evasione in automobile da Auschwitz. Se provate a raccontare che sono state quattro persone fuggite in automobile da Auschwitz, io credo che non vi crederà nessuno, l'evasione in armato. Ma questo comportava che esistesse un'organizzazione perfetta attorno a questi tentativi che garantisse non solo l'uscita dal campo, ma l'assistenza, l'aiuto, la possibilità di scappare poi alla caccia dei tedeschi, anche perché le rappresaglie nel primo tempo erano terribili. Pilecki racconta del primo appello punitivo cui partecipa con i prigionieri al freddo sotto pioggia e neve, che vengono contati e ricontati perché ne manca uno, e nel frattempo cadono a terra per lo sfinimento, non ce la fanno più, molti moriranno, vengono aggrediti da malattie all'apparato respiratorio, è chiaro. E poi si accorgono che il prigioniero che mancava era già morto, quindi non avrebbe potuto rispondere a nessuna parola. Ma vedete, quello per i nazisti non era assolutamente un problema. In realtà non esiste un legame tra la causa e l'effetto, neanche nella crudeltà. Esiste la crudeltà fine a se stessa. Qual è la seconda fase del disegno di Pilecki? Non è solo quello della resistenza. Infatti riesce a resistere molto bene, lui è anche molto fortunato. Però grazie alla rete che ha creato scapperà a malattie che potevano essere letali per lui, a situazioni che potevano essere letali per lui. Questa organizzazione riesce a costruire pezzettino dopo pezzettino una radio trasmittente e ricevente che viene nascosta sotto alla base di linoleum dell'ufficio del medico di Auschwitz. Da questa radio i prigionieri della resistenza prendono ad esempio l'inizio dell'operazione Barbarossa, cioè l'invasione dell'Unione Sovietica, ma soprattutto trasmettono delle notizie all'esterno che arrivano alla resistenza a Cracovia e attraverso la resistenza poi vengono diramate nell'Europa che combatte il nazismo, la cosiddetta Europa libera, cosa che manda in bestia i tedeschi, ma l'ultimo posto cui possono pensare è di avere il nemico in casa, cioè la radio, sotto alla scrivania del medico dell'SS. Poi dirà Pilecki, questa storia divenne quasi di pubblico dominio perché tutti cominciarono a conoscere che esisteva una radio che trasmetteva da Auschwitz, e così come era stata creata venne smembrata pezzettino dopo pezzettino finché non se ne restò nulla, e tedeschi non lo trovano. Vi dicevo la seconda fase di Piano di Pilecki, perché lui che vive all'interno di questo inferno pensa che lui, per far terminare questo inferno, ci voglia una rivolta interna che abbia l'aiuto di quello che poi diventerà la K, l'Armia Krajowa, dall'esterno. È un piano che invece non viene mai avallato dai responsabili dell'esercito clandestino, perché è ovvio, qui si scontrano due punti di vista. Pilecki che vede e vive l'esperienza dell'Armia, è il mondo esterno che deve razionalizzare quello che si può fare e quello che non si può fare. E in effetti, anche se è triste dirlo, in questo caso Pilecki non aveva ragione, aveva ragione l'AK. Immaginate per ipotesi che la resistenza interna, che aveva la possibilità anche di prendere le armi dei tedeschi, infatti diverse armi erano state nascoste, quindi esisteva la possibilità di combattere con l'aiuto esterno, si aprono i cancelli di Auschwitz. E poi dove si portano migliaia e migliaia di persone? Come si fa a far scomparire migliaia e migliaia di persone?
Pilecki vede anche che quando gli aerei alleati sorvolano il campo, le SS hanno paura, i superuomini hanno paura, perché sono uomini anche loro, votate la malvagità, sono uomini anche loro, e quindi chiede, bombardate, possiamo approfittare del bombardamento per fuggire, non accade nulla, lui continua a mandare rapporti, e anche avendo la certezza che questi rapporti sono stati letti, perché riceve le conferme dall'esterno, ha sempre il dubbio che in realtà i suoi rapporti siano stati perduti. Cioè, perché fuori non fanno nulla? Ce lo chiediamo ancora noi oggi, perché gli alleati non hanno fatto nulla per liberare Auschwitz? Anche qui noi abbiamo l'elemento dell'emozione dall'elemento razionale. Era più importante impedire il funzionamento di Auschwitz bombardando le linee ferroviarie che deportavano uomini e donne e bambini da tutta Europa, o era più importante bombardare le fabbriche tedesche che alimentavano la guerra? Essere politici e statisti in queste circostanze è molto difficile. Io vi faccio un altro esempio che vi riguarda anche molto da vicino, da polacco. Era più importante salvare una città da un bombardamento o un convoglio navale da un attacco di U-Boat o custodire il segreto del codice Enigma che veniva violato? Quante migliaia di vite è costato il segreto del codice Enigma per salvare chissà quante altre migliaia di vite? Vedete, le scelte sono sempre molto difficili e di solito le più difficili sono quelle giuste. Poi però accade che il dipartimento politico di Auschwitz si accorge che esiste uno Stato nello Stato, esiste una resistenza organizzata nel regno del terrore e del nazismo. Il calcolo del dipartimento politico è abbastanza semplice, perché questa organizzazione deve avere dei capi, questi capi possono essere solo polacchi e soprattutto devono essere prigionieri con un numero di matricola basso, cioè vuol dire che da molto tempo che sono lì dentro e non sapendo come smantellare l'organizzazione, perché l'organizzazione di Pilecki di per sé è assolutamente perfetta, è inattaccabile, anche se ci sono degli arresti, l'organizzazione resiste e regge a qualsiasi attacco del dipartimento politico di Auschwitz. E a quel punto i tedeschi utilizzano i trasferimenti, oltre alle uccisioni, in massa dei polacchi verso gli altri campi di concentramento. Cioè pensano che in questa maniera, mischiando le carte, riescano a tagliare tutti i fili di questa ragnatela che si è incuneata ovunque. E lì Pilecki, che è un uomo intelligente, capisce che il suo tempo è finito. È stato ad Auschwitz quasi 1000 giorni. Credo che 1000 giorni ad Auschwitz siano più dei 1000 giorni nostri. Ora, di per sé, il solo piano dell'evasione e il modo in cui viene effettuato meriterebbe un libro a parte, perché è una di quelle imprese che ci sembrano tratte da un film, ma sapete, quei film che noi sappiamo benissimo, in cui tutto è assolutamente finto ed è tutto assolutamente inverosimile. Invece no, questo piano riesce, in tre vadono da Auschwitz, calcolando tutta una serie di motivi, tra cui siamo nella Pasqua del 43, quindi le guardie che sono di meno, il ricambio delle guardie, i controlli allentati, tre ce la fanno. E Pilecki, che oltre ad essere intelligente e abile, è anche un uomo molto fortunato, perché ha scampato da delle selezioni, ha scampato dei proiettili che esplosi dai tedeschi al momento della sua evasione, che in maniera quasi miracolosa attraversano i vestiti senza colpire organi vitali, e un proiettile che lo prende a un braccio è fuoriuscito senza creare dei danni. Vedete, se fosse una sceneggiatura di un film di Hollywood sarebbe bocciata, perché è tutto assolutamente inverosimile, perché non si può credere che tutte queste circostanze favorevoli accadano, come una chiave falsa apra un lucchetto che tiene fermo una nave, una barca sulla Vistola, consentendo l'attraversamento della Vistola. Qual è la sua prima preoccupazione? Quando riesce a rientrare in contatto con l'organizzazione dell'esercito clandestino? Innanzitutto è quello di essere creduto, perché si presenta un uomo che racconta la sua odissea, racconta la sua evasione. Il minimo che possa accadere è credere che si tratti di un agente provocatore tedesco che cerca a sua volta di infiltrarsi nella resistenza polacca.
quindi deve essere creduto. Poi deve essere portato a parlare con i suoi superiori. Ma qua, prima ancora di riuscire a parlare con i suoi superiori, quali chiedere perché non è stato fatto nulla per liberare Auschwitz, accade un altro episodio che è incredibile. Io ritorno sempre all'idea della sceneggiatura di un film. Perché chi è il primo comandante della resistenza che lo incontra? Il vero Tomasz Serafinski. Ora, ditemi, tra milioni di persone, se la storia doveva disegnare due sentieri che si incrociavano in quel preciso istante con quelle precise persone. E l'incontro di per sé è qualcosa, perché si presentano ambedue con lo stesso nome e cognome, perché hanno un nome in battaglia, e quindi loro avevano nome e cognome e scoprono di essere per alcuni versi la stessa persona. Guardate che i tedeschi arriveranno a Tomasz Serafinski, arriveranno a casa della madre di Tomasz Serafinski, ma è quello vero, e quindi tutti i loro dati non si confrontano con la persona che è sempre stata lì, e soprattutto c'è la foto di Pilecki che non è certamente la foto di Tomasz Serafinski. Quindi Pilecki a questo punto rientra nella clandestinità, è riuscito in qualche modo a mantenere i suoi rapporti con la famiglia in maniera molto avventurosa, e può rivedere la sua famiglia, ma non è mica finita per la cosa. Non è finita, perché voi sapete benissimo cosa accade poi nel 1944, quando l'esercito sovietico, che ormai sta respingendo i tedeschi verso la Germania, dopo essere entrato al quartiere Praga di Varsavia, si ferma. E a quel punto Komorowski muore, dà l'ordine dell'insurrezione generale, che è l'operazione Buja, l'operazione Tempesta, che è un'altra pagina della storia polacca, molto polacca, perché è nobile, romantica, drammatica, e destinata a finire nella tragedia, cioè a finire male. Ora noi sappiamo con assoluta certezza che le scuse all'epoca accampate da Stalin, cioè che l'Armata Rossa non avesse più la forza di liberare la Polonia, erano appunto una scusa diplomatica, che Stalin è stato un grande criminale, ma sicuramente non difettava di senso politico, perché fermare l'Armata Rossa avrebbe costretto i tedeschi a fare il lavoro sporco. Sarebbero stati i tedeschi ad eliminare la K. Dopodiché la K avrebbe indebolito i tedeschi, e quando sarebbe stato il momento più opportuno, l'Armata Rossa sarebbe entrata con pochi tedeschi al presidio della Polonia, e soprattutto con lo smantellamento dell'esercito clandestino, che è tanto antinazista quanto anticomunista. C'è un'altra cosa che ci comprova perfettamente quello che accadeva, perché quando dall'Italia e da Brindisi in particolare partivano gli aerei con i rifornimenti per i rivoltosi di Varsavia, e quando sorvolavano le zone controllate dai sovietici, venivano prese a cannonate, perché i sovietici non hanno mai dato il permesso di atterraggio per rifornimento, e li prendevano a cannonate con la scusa che erano aerei non identificati. L'autonomia da Brindisi a Varsavia, andata e ritorno, era assolutamente al limite, e questa operazione di grandissimo valore morale ebbe un costo in vite umane, in materiale, assolutamente sproporzionato ai risultati. Certo, poi Stalin in qualche modo salvò la faccia, perché fece anche lui qualche lancio di rifornimenti. Però sapete cosa lanciò? Innanzitutto, spesso i rifornimenti venivano lanciati da quota troppo bassa, per cui i paracadute non riuscivano ad attenuare il peso del materiale, e quindi quando arriva il materiale a terra si distruggeva. E poi era stato, vedete, diabolico questo. Paracadutavo armi incompatibili con le munizioni della K, oppure munizioni incompatibili con le armi della K. Quindi la faccia era salvata, la forma era salvata, ma la sostanza era quella che i tedeschi dovessero fare il lavoro sporco. A difesa di Varsavia c'è anche un soldato semplice, sotto falso nome, nome di battaglia Roman, ma che in realtà è ancora una volta Witold Pilecki, che rivelerà di essere un capitano di cavalleria, è stato promosso mentre era ad Auschwitz, ma il capitano Pilecki, promosso mentre era ad Auschwitz, quando sarà processato, in tutti gli atti del processo, sarà sempre chiamato tenente Pilecki,
cioè le autorità comuniste non gli riconosceranno neppure il grado che lui aveva de jure e che si era conquistato con delle sofferenze indicibili. Guardate, questo particolare sembra irrilevante, ma vi dice anche come il sistema abbia già cancellato tutto quello che c'è stato prima. Quello che c'è stato prima come se non fosse mai esistito. Pilecki è uno degli eroi della difesa di Varsavia. È quello che mantiene aperti i collegamenti est-ovest. I tedeschi non riusciranno mai a conquistare il ridotto Pilecki. E poi cade prigioniero e naturalmente quando cade nelle mani dei tedeschi, usa adesso la parola tedeschi, perché viene considerato come un ufficiale e destinato a un campo di concentramento per ufficiali. Ma voi immaginate se avessero potuto confrontare la scheda di Auschwitz, se fosse stata a nome di Witold Pilecki, con il capitano Witold Pilecki della resistenza di Varsavia, cosa sarebbe accaduto? Quindi la guerra da lui termina con la rivolta, ma termina anche con la consapevolezza che tutto quello per cui lui ha combattuto non si è verificato. Lui ha combattuto per arrivare alla libertà e l'indipendenza della sua Polonia, che è passata da un'occupazione a un'altra. È chiaro ed evidente che il suo punto d'arrivo non può che essere l'Italia, perché in Italia c'è il secondo corpo d'armata del generale Władysław Anders, che è già stato messo ai margini della grande politica. Lui è diventato un nemico numero uno di Stalin. I soldati che hanno combattuto za nasza i vasza volna, per la nostra e la vostra libertà, sono considerati da Stalin al servizio di una potenza straniera. E qui Pilecki, e per la seconda volta nella sua vita, si offre volontario. Come è stato volontario ad Auschwitz, propone un piano per tornare in Polonia, dove lui ha anche la moglie e i figli, non dimentichiamo questo, per ricreare il sistema Auschwitz nella sua patria. I politici hanno calcolato che l'occupazione sovietica durerà tra i 5 e i 10 anni, hanno sbagliato clamorosamente i conti, e quindi bisogna impedire che in questi 5 e 10 anni tutta la classe dirigente polacca venga annientata, così come Stalin ha già fatto. Voi conoscete cos'è stato Katyn. Katyn non è stato solo un massacro di ufficiali, è stato un piano scientifico per eliminare un'intera classe dirigente di un paese, per eliminare i professori, i giudici, gli avvocati, i medici, gli ingegneri, gli architetti. Perché gli ufficiali polacchi erano tutti laureati o diplomati, quindi erano la guida della nazione. Ne mancavano già 22.000 nel computo. E sappiamo cosa aveva fatto Stalin per attribuire questa responsabilità ai tedeschi. Sappiamo quale ombre sono arrivate ai giorni nostri, a quasi 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e non sappiamo ancora che cosa è accaduto al generale Sikorsky e a Giuditterra. Vogliamo credere sia stato un incidente? Lo possiamo credere perché gli incidenti accadono. Però ci sono tante e tali circostanze che dopo la morte di Sikorsky, che era capo del governo e capo dell'esercito, queste due cariche vengono divise, aumentando l'ostilità di Stalin. Stalin, che aveva già avuto una grande questione con Sikorsky, perché Sikorsky voleva una commissione internazionale per fare luce su Katyn. Erano state rotte le relazioni diplomatiche, l'alleanza era entrata in crisi, era intervenuto Churchill su questo. Cioè parliamo noi di giochi politici talmente alti che poi gli uomini e non gli eroi che fanno la storia non sempre riescono a comprendere. Il piano di Pilecki viene una prima volta respinto, una seconda volta viene accettato. Ma quando lui torna in Polonia, le cose sono peggio di quanto lui aveva conosciuto a Auschwitz. Ci sono delle continue retate, la CA è stata completamente smantellata, c'è stato il grande processo di Mosca, dove ai patrioti polacchi veniva mossa persino l'accusa di essere agenti al servizio di Adolf Hitler. E questa mattata è veramente forte. La Polonia è stata l'unica nazione dell'Europa occupata che non ha mai fornito un contingente alla Wehrmacht. Non ci sono nazioni immuni dall'aver fornito soldati al Reich, tranne la Polonia. Pochi lo sanno, esempio, sono stati gli americani che hanno combattuto nell'SS come volontari, sono stati gli inglesi che hanno combattuto nell'SS come volontari, sono stati pure gli italiani, purtroppo. I polacchi no. E quindi chi erano i complici di Hitler? Quelli che erano contro Stalin. Processi falsi.
La copertura di Pilecki viene quasi subito scoperta. E lo sanno talmente bene i servizi segreti polacchi in Italia che gli mandano un ordine di tornare in Italia. Lui riesce a resistere anche a questo, perché pensa che la sua missione non sia compiuta. Ottiene di rimanere ancora in Polonia finché viene arrestato. E qui si apre veramente la pagina più drammatica e anche, passatemi una parola, anche più triste dell'esistenza di Pilecki. Perché Pilecki è arrestato dai suoi connazionali. Viene torturato in una maniera così spietata che i suoi torturatori si devono dare il cambio perché si stancano. Viene accusato, ho visto il capo d'accusa di un processo falso, 123 capi di imputazione. Io credo neanche il capo della mafia abbia avuto 123 capi di imputazione. E viene accusato di tutto: spionaggio, alto tradimento, agente a servizio di una potenza straniera, aver collaborazione con i tedeschi durante la guerra. Collaborazione con i tedeschi, questo, guardate, è fantastico. La corte che lo deve giudicare è irregolare nella composizione, quindi giuridicamente non ha alcun valore. Il suo accusatore, Czesław Łapiński, non è laureato in legge, ha sostenuto qualche esame. Lui stesso ha detto: ma io non sono laureato in legge, non importa, perché il processo a Pilecki è uno spettacolo, è uno show che deve essere educativo. Si accede a questo processo con un biglietto, come se si andasse a teatro o al cinema. Salvo far uscire quel pubblico quando Pilecki dice qualcosa che è meglio che non si sappia. Non viene arrestato solo Pilecki, vengono anche arrestati quelli del suo gruppo. Però è lui l'obiettivo, lui è il nemico da distruggere, lui è il nemico da battere. Più esemplare sarà la punizione di Pilecki, più sarà educativo il processo per quello che dovrà essere la nuova Polonia. Quindi già tutto segnato e tutto scritto. Pensate ai testimoni. L'accusa non ne ha bisogno. L'accusa non ha bisogno di testimoni. E quelli che chiama la difesa, che poi è una difesa già indebolita da questa struttura, o sono morti, quindi non possono parlare, o sono in prigione, quindi non possono parlare. Pilecki si difende con grande dignità, con grande fedezza, anche se dirà alla cognata Leonora Ostrowska che rispetto a quello che sta passando, Auschwitz è stato un gioco da ragazzi. Cioè l'orrore, oggi per noi Auschwitz è l'immagine dell'orrore. Per lui quello che accade dopo è stato peggio di Auschwitz. Nell'ultimo colloquio con la moglie, Maria Ostrowska, Pilecki terrà sempre le mani così, nei confronti di lui. E la moglie, con un gesto di tenerezza, cercherà di aprire quelle mani, quei pugni serrati, e scoprirà che le teneva così perché gli avevano strappato tutte le unghie. Nelle torture veniva risparmiato solo il volto, perché poi si metteva una camicia, una giacca e lo si poteva portare a processo. Quindi nessuno vedeva tutte le ferite che aveva sul corpo. So che c'è stata di recente in Polonia una polemica per un articolo uscito proprio su Pilecki. Io preferirei non avventurarmi in questo settore perché ritengo, come dice un vecchio proverbio, che un saggio tacer non fu mai scritto. Pilecki non ha tradito nessuno, non ci sono riferimenti sugli atti del processo e soprattutto nessuno di quelli che l'ha torturato e poi condannato si è vantato di aver ottenuto da Pilecki dei nomi o delle circostanze o delle confessioni. Se poi qualcuno vuole leggere quel capolavoro di intelligenza e di umanità che è il poema che lui scrive al suo accusatore, quel poema va letto in controluce. Non ci possiamo fermare al senso letterale dei versi che lui scrive al suo accusatore, perché la sua condanna morale è proprio in quelle parole, ma che vanno lette in un'altra maniera. Quindi non c'è nessun atto di piaggeria per ottenere il favore della cosa. Come non c'è nessun atto di piaggeria, inoltre la domanda di grazia alla quale Bierut non risponderà neppure. Quello era un atto dovuto.
Basta leggere le carte del processo, c'è sempre una grande dignità. Wapinski dirà dopo, dice no, Pilecki diceva le stesse cose che dicevamo noi, ma da un'altra prospettiva. Poi sapete che Wapinski poi è stato a sua volta processato, ma adesso ci arriverò. Perché poi Pilecki viene fatto letteralmente sparire. Viene ucciso la sera del 25 maggio con un colpo alla nuca. Guarda caso, lo stesso metodo adoperato per gli ufficiali di Katyn, e non solo di Katyn, metodo di eliminazione sovietica, e viene sepolto nella notte in un luogo sconosciuto di cui nessuno rivelerà mai il punto esatto. Pensate dove va la famiglia, che non ha mai saputo dove portare un fiore, dove portare un ricordo. Pensate alla famiglia che non poteva neanche celebrare la morte di questo uomo. Mi hanno raccontato i figli che spesso a scuola accadeva, durante l'appello, si arrivava al nome Pilecki, ah, la figlia della spia, ah, il figlio del traditore. Neppure un manifesto funebre poteva essere affisso il ricordo. Ma voi avrete tutti sicuramente l'immagine del film di Vaida, Katyn. I manifesti venivano affissi con la data 1940, per ricordare che non era il 1941, Katyn, perché 40 significava responsabilità sovietica, 41 era responsabilità nazista. E immediatamente erano le gente che strappavano quei manifesti. I latini chiamavano la damnatio memoriae, cioè la cancellazione della stessa memoria di una figura. Durante il processo c'è il direttore della Polpharma, che è stato salvato da Pilecki e che vuole testimoniare in favore di quest'uomo per dire: ma chi state accusando? Sapete quale fu l'esito? Che non solo non poté deporre in giudizio, ma l'indomani, quando andò a lavorare, si stava dirigendo verso il suo ufficio da direttore, lo preso e dove vai? Un posto lì. Era stato degradato a magazziniere, da direttore della farmacia a magazziniere. Aveva osato mettersi contro il sistema. E quello che aveva fatto ad Auschwitz, direte voi? Ah, ma il regime aveva già pronta la soluzione. Tutto quello che aveva fatto Pilecki, in realtà l'aveva fatto un piccolissimo gruppo di resistenza, grande come Kampfgruppe Auschwitz. E chi c'era nel Kampfgruppe Auschwitz? Josef Cyrankiewicz, primo ministro traghettatore della Polonia verso il sistema stalinista, che poi nel 1970, dalla memoria, la data è quella, è diventato presidente della Repubblica. Quindi chi era l'eroe di Auschwitz? Cyrankiewicz, Pilecki, come se non fosse maestro. Guardate, la storia a volte si permette dei scherzi molto amari, ma è capace di grandi ingiustizie, perché tutta questa storia è rimasta congelata, nascosta, poi a fiorire di una nuova primavera è ritornata quasi magicamente alla luce. E il suo accusatore Wapinski, l'uomo responsabile di tante condanne a morte, tra cui due Pilecki, a sua volta davanti a un tribunale, continua a difendere se stesso e quello che ha fatto come se non fosse nulla accaduto, ma non fa un'altra cosa: non rivela alla figlia il luogo di sepoltura, perché poi Wapinski si ammala di cancro e quindi una giustizia più alta deve analizzare il comportamento e magari condannarlo. E lui muore al reparto di oncologia dell'ospedale che sorge in via Witold Pilecki. Io credo che anche questo elemento abbia qualcosa di assolutamente incredibile, però in qualche modo chiude il cerchio della storia di questo uomo, che è stato un grande uomo di cui dovete essere fieri, di cui dovete pensare ogni volta che vedete la scritta contro la vostra scuola, perché per tanti anni quel nome non si poteva pronunciare. Oggi voi gli rendete omaggio, e la maniera migliore di rendere omaggio è quello di impegnare gli studi, la cultura,
studiowanie perché tutto quello che voi sapete voi un giorno lo trasmetterete e trasmetterete bo wszystko to, czego się nauczycie, będziecie mogli kiedyś przekazać wasze doświadczenia, waszą kulturę i te wszystkie wielkie wartości, które legły u podstaw wyborów i życia Witolda Pileckiego. Dziękuję bardzo. Czy może są jakieś pytania? Nie wiem, może. Dobra. Panie redaktorze, Instytut Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. Chciałem tutaj takie malutkie uzupełnienie zrobić do tego, co Pan mówił, bo Witold Pilecki także w moim prywatnym życiu, że tak powiem, z takimi pasjami różnymi, gdzie się tam przewija i tutaj odnośnie pochówku Witolda Pileckiego, bardzo możliwe, że do 3 tygodni gdzieś się go odnajdzie albo gdzieś w okolicach jesieni. Już są te prace tak dość posunięte, że możliwe, że to DNA za niedługo wskaże, że jednak na tej łączce słynnej leży Witold Pilecki. Tutaj jeszcze w ramach uzupełnienia to, co o Witoldzie Pileckim mniej się mówi troszeczkę. Kilka miesięcy temu organizowaliśmy na uczelni spotkanie z panem Tadeuszem Płużańskim, synem Tadeusza Płużańskiego, współoskarżonego w procesie Witolda Pileckiego. I on jednak większy, dużo większy nacisk kładzie na te czasy powojenne, prawda? Gdzie spotkał się z bardzo dużą taką niesprawiedliwością systemu. Jednak ten wątek w zachodnich publikacjach i w zachodnich spotkaniach, znaczy w zachodnich sensie poza Polską, ten wątek rzadziej się pojawia, zwłaszcza w ostatnio było takie spotkanie w styczniu w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie na temat Witolda Pileckiego i ten wątek praktycznie został pominięty. Mówiono tylko o tym, że to był ochotnik do Auschwitz. Ale ja mam takie pytanie troszeczkę z innej beczki. Tak, na pewno studentów zainteresuje Pan jako dziennikarz włoski. Skąd Pan się dowiedział w ogóle o Witoldzie Pileckim? I skąd akurat ta postać tak mocno Pana zainteresowała? Dziękuję. Grazie za domanda. Dziękuję. Zutto rispondo. Il problema non è ritrovare le spoglie di Witold Pilecki. Il problema è che è stata cancellata la memoria di Witold Pilecki. Faccio cancellarlo in luogo della sua sepoltura, perché chi sapeva non ha rivelato dove fosse. Noi possiamo oggi ritrovarlo solo grazie alla scienza, con la prova del DNA che ci consente di identificare con assoluta precisione una volta che vengono smaterializzati, quale appartiene a Pilecki. Però il sistema su questo è stato radicale. Se noi non avessimo la prova del DNA non potremmo mai trovare. Sarebbe assolutamente impossibile. Per quanto riguarda il mio interesse verso questa figura, io mi sono entrato casualmente a conoscenza e, quando sono venuto in Polonia per un incontro con Andrzej Wajda a Varsavia e sono rimasto assolutamente sorpreso. Bardzo się zdziwiłem. In Italia non si era mai sentito che Voi vedete, il fatto di essere volontario ad Auschwitz è diventato assorbente di tutta la vita. In realtà è solo un aspetto della sua vita, anche se è più importante. Cioè è la figura di Witold Pilecki che deve essere conosciuta, non solo perché è entrato volontario ad Auschwitz, perché in realtà c'è qualcuno che dice co stanowi wszystko, część naszego dziedzictwa europejskiego i nie tylko.
Dzień dobry, koło naukowe studentów politologii. Mam takie pytanie, ponieważ w tamtym tygodniu odbyliśmy taką podróż studyjną do Muzeum Obozów Lambsdorff w Łambinowice. I tam mieliśmy też wykład pana doktora Piotra Zdanka na temat właśnie postaci samego Witolda Bieleckiego. I on powiedział o nim taką rzecz, że dzisiaj nazwalibyśmy Pileckiego, że on miał takie wrodzone ADHD. To znaczy, że nie mógł siedzieć na miejscu, że gdziekolwiek się pojawił, tam musiał zawsze działać. I pan też to w książce opisuje, ponieważ on jeszcze zanim wybuchła wojna, działał i tu założył jakieś koło, tu gdzieś działał i tak dalej. I czy zgadza się właśnie pan z tym, że po prostu Pilecki to jest właśnie taka postać, która właśnie nie mogłaby dzisiaj też usiedzieć na miejscu, że też by cały czas działał i tak dalej, i tak dalej. Ale moje pytanie jeszcze jest inne właśnie dotyczące tego obozu w Lambsdorff, a później do obozu w Murnau, gdzie też trafił Pilecki. Czy mógłby nam pan powiedzieć coś więcej na temat właśnie tych wydarzeń w życiu rotmistrza? Dziękuję. Pilecki ha fatto tutto quando Pilecki poteva fare niente, nessuno poteva dire niente. Robił wszystko. Oppure Pilecki, il suo ruolo nella vita, nella società, nella Polonia, l'aveva già avuto, aveva combattuto per fare rinascere la Polonia. On walczył o to, żeby Polska się odrodziła. Nikt nie mógł powiedzieć, żeby tego nie robił, jeżeli on chciał to robić. Więc on chciał zobaczyć z powrotem, że to bardzo miało, on się do tego przyczynił. Życie aveva combattuto la seconda guerra mondiale senza essere mai sconfitto, ma chi avrebbe fatto ancora di più, sempre ancora di più, avendo poi un mondo di affetti. Non era un uomo che non aveva niente dietro di sé o attorno a sé. Vedete, forse essere eroe è anche più facile se non si ha niente da perdere. Il vero coraggio è quando hai tutto da perdere, non quando non hai niente da perdere. Uno studente che va volontario all'interrogazione, se ha studiato tutto, non è un eroe, perché va con delle solite basi e sa benissimo quale sarà il risultato della sua interrogazione. Per quanto riguarda invece l'esperienza da ufficiale e prigioniero dei tedeschi, in realtà si sa poco o nulla, perché lui non ne ha praticamente parlato. Siamo verso gli sgoccioli della guerra e il trattamento a lui e agli altri suoi compagni è stato uguale a quello che viene effettuato secondo le norme della Convenzione di Ginevra a tutti gli ufficiali di guerra col personale. Quindi sì, una informazione che i tempi gli chiedevano, ma assolutamente nulla di anormale. E poi un uomo che era stato ad Auschwitz, permettetemi di dirlo, essere prigioniero in un campo per ufficiali era come stare quasi in un hotel. To właściwie to by było tak, jak być w fotelu pięciogwiazdkowym, tak, to był w Auschwitz.